Bellissima questa lotta Champions, la Lazio che ha agganciato la Roma, il derby arriva nel momento migliore. Non mi tocca. Sì, è indubbiamente una partita che al di là del valore per la città, perché sappiamo che insomma, il derby di Roma non è come, forse non è come gli altri derby, perché ha un valore e un peso particolare nell'economia della gestione e anche degli umori della città, però in questo caso ci sono punti pesanti in palio. Ci sono due squadre che lottano per uno stesso obiettivo e ci sono due squadre che chiaramente al di là del fatto che insomma, la Roma non ha avuto fortuna nel sorteggio di Champions, contro la fortuna delle squadre più forti e c'è stata una partita insomma, abbastanza rovinosa al Camp Nou, credo che siano due squadre che stiano anche giocando abbastanza bene. C'è una favorita per te tra Lazio e Roma, c'è anche l'Inter poi. Sì, non so se ci sia una favorita, perché chiaramente sembra di dire una frase fatta quando si dice il derby è una partita a sé e di solito è la squadra che sta meno bene dal punto di vista psicofisico e magari ha più possibilità, però credo che i valori in campo si equivalgano e quindi sarà veramente una partita tutta da giocare nei 90 minuti. Ci auguriamo che sia uno spettacolo dentro e fuori dal campo e non ci siano problemi, perché credo che come espressione di Lega ci sia la volontà di far sì che il calcio italiano riconquisti le posizioni che merita, è vero, giocando i 90 minuti, ma anche vivendo la partita prima e dopo l'incontro dando segnali di grande maturità. La Lazio stupisce tutti gli anni per come si propone. È un modello da seguire, è un esempio anche per altre società? Ma credo che comunque la Lazio abbia dimostrato lungimiranza dal punto di vista della scelta dei calciatori, perché no, forse una delle prime che ha puntato su un allenatore emergente, anche se poi sappiamo come è andata la storia, c'è stato il grande rifiuto di Bielsa e poi è stata affidata la squadra a Simone, però ha avuto la grande forza, come adesso ha avuto il Milan, di fare un contratto lungo a Gattuso, quindi a dare la possibilità comunque a un ex giocatore che ha fatto la storia del Milan nel caso di Gattuso e della Lazio nel caso di Inzaghi, di portare avanti un discorso già aperto, perché insomma Simone ha fatto una gavetta importante nel settore giovanile della Lazio e fin qua credo abbia tenuto una qualità e una qualità di rendimento pari a pochi allenatori della Lazio, quindi questi attestati di stima se li è meritati tutti. Sei stato allenato da Mancini, potrebbe essere l'uomo giusto per rilanciare la nazionale e sembra guadagnare posizioni. Non lo so, lo chiederò a Costa Curta domani quando lo vedo in Consiglio federale, non ho idea, so che sono stati fatti tantissimi nomi, sono tutti allenatori importanti, allenatori di grido, alcuni, cioè, quasi tutti sono sotto contratto, quasi tutti, e uno è anche Di Biagio, che credo abbia fatto un percorso importante nel 21 e conosca benissimo quelle che saranno le generazioni che si affacceranno alla nazionale, quindi tutti hanno delle caratteristiche e delle prerogative tale per cui potrebbero essere i prossimi allenatori della nazionale. Visto che io sono subcommissario della Lega Serie A, lascio la palla a chi di dovere, quindi saranno loro a decidere, insomma.